inaugurazione di una mostra ci sono veramente tantissime cose che sono state fatte, tante persone che hanno lavorato, tanti lavori che sono stati fatti, e noi dobbiamo ringraziare le persone in particolare che hanno contribuito a questo allestimento e che lo hanno fatto a titolo gratuito, con generosità, rendendo sicuramente migliorato l'ambiente e avendo dato un contributo fondamentale per l'allestimento della mostra. Oggi inauguriamo questa mostra esposizione nella sagrestia, antica sagrestia della Compagnia del Preziosissimo Sangue, della quale rientriamo in pratica in possesso dopo diversi secoli. È una mostra piccola ma significativa di tanti oggetti inerenti tutti al tema del Preziosissimo Sangue, la nostra preziosa reliquia che è custodita nella cripta della nostra Basilica Concattedrale di Sant'Andrea. I confratelli e le consorelle della Compagnia del Preziosissimo Sangue, da lunghissima tradizione e soprattutto dopo la ricostituzione nel 2010 ad opera del professor Saggiani, è la compagnia che è di guardia, fa la guardiania appunto a questi preziosi sacri vasi. In questa esposizione ci sono tantissimi oggetti, monete, materiale filatelico, ci sono delle immagini sacre e soprattutto le coppie che probabilmente su disegno di Benvenuto Cellini ha ordinato Isabella d'Este nei primi anni del Cinquecento. Questa mostra rimarrà aperta il mercoledì, il sabato e la domenica al pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, e visitarla è un modo anche per riconoscere l'importanza non solo della nostra reliquia, ma anche della compagnia che da secoli le ruota intorno. Allora, ripeto per questo signore, sì, le fedi di sanità. Allora, fra i documenti interessantissimi, sono tutti di proprietà privata, di collezionisti, e in particolare segnaliamo queste fedi di sanità che hanno in qualche modo fatto scaturire qualche curiosità. Le fedi di sanità le ho definite già all'inizio, insomma, di questa ricerca, dei Green Pass anti litteram. Erano dei documenti che venivano rilasciati alle persone che dovevano entrare o uscire dalla città di Mantova. In questo caso ci sono i nomi e cognomi delle persone, i loro familiari e anche gli animali, le pecore, le mucche, i cavalli, quello che avevano. Allora, sono documenti che dicono che questa persona è un lasciapassare, che può passare perché è esente da malattia. Sono stati esposti perché o hanno l'apissi del sacro vaso all'inizio della pagina, oppure, come segnala Sergio Leali, è impresso invece a secco in fondo, diciamo, prima della firma del documento. Per questo è definito un periodo di eccessività, ma